Presidente Nappa, dunque legge di stabilità, Job Act, quali le criticità, quali invece i punti di forza? La Confindustria è sicuramente positiva nei confronti sia del Jobs Act che della legge di stabilità, soprattutto perché almeno qualcosa si sta iniziando a muovere positivamente. Le criticità secondo me sono quelle di creare da parte del Jobs Act dei lavoratori di serie A e dei lavoratori di serie B. Dicevo prima al convegno, le difficoltà poi le troveranno secondo me gli avvocati quando dovranno andare a gestire queste discriminazioni fra lavoratori. Per quanto riguarda la legge di stabilità, anche il nostro giudizio è positivo, sia nei confronti della liberalizzazione sia di altre cose. Giudizio negativo però, dove c'è ancora una porta aperta da parte del governo, è quello sul reverse charge e sullo split payment. Diciamo che in un mondo virtuale sono delle leggi giustissime. Ricordiamoci sempre che purtroppo siamo in Italia e non ancora in un mondo virtuale. Però tutto ciò secondo me ci sta portando ad essere sempre più vicini all'Europa e sempre più vicini all'Italia del Nord. Ciò che serve oggi al Sud Italia sono le infrastrutture. Quindi abbiamo detto, il Jobs Act e la legge di stabilità hanno tolto qualcosa al Sud, perché non dimentichiamoci cosa hanno fatto con la 407, dove noi imprenditori del Sud eravamo avvantaggiati rispetto agli imprenditori del Nord, però oggi ci aspettiamo di avere qualcosa dal governo, soprattutto per quanto riguarda il versante infrastrutture.